diventata un'attività stabile che i giovani attendono nell'Alto Vicentino, considerata anche le molte richieste fatte dai giovani e dai genitori fin dalla primavera. Dal primo anno 2007, dove i giovani partecipanti sono stati 45, siamo arrivati negli anni successivi, in particolare l'anno scorso un numero di 150 volontari. Anche gli enti aderenti al progetto sono aumentati di anno in anno. L'anno scorso, 2011, gli enti erano una quarantina, quest'anno siamo arrivati a 54 enti. Tutti i nove comuni della rete per le politiche giovanili dell'Alto Vicentino hanno aderito anche quest'anno. E l'esito del progetto è risultato molto positivo nelle precedenti edizioni e si prospetta un uguale risultato, se non migliore, anche quest'anno, dato che ad oggi, dopo pochi giorni di apertura delle iscrizioni, abbiamo già una cinquantina di ragazzi iscritti. Attraverso le valutazioni fatte negli anni precedenti, emerge che i giovani vivono questa esperienza non come un riempitivo per il vuoto estivo, no? Della scuola, ma come un'esperienza dato ad alto aspetto valoriale, che offre ai ragazzi la possibilità di crescita, di socializzazione e anche un primo confronto con il mondo del lavoro. Infatti Esperienze Forti ha la caratteristica di essere concreta e non virtuale, mettere in gioco molti piani della persona, dal piano prettamente organizzativo al piano emotivo, affacciare mondi spesso nascosti o mondi per pochi, e dare un senso di efficacia e di sentirsi utili per gli altri. Ricordiamo che gli enti che offrono questa opportunità hanno garantito finora proposte molto significative e accoglienti per i partecipanti all'esperienza. Non so se l'ho già detto, ma i comuni quest'anno sono 9, non più 8, perché